Ciao Ale, come Ciao stai? Adri. Come stai? Com'è, tutto bene? Bene, bene, dai. Oggi a Milano piove da stanotte, ha straripato veramente il mondo qua. Sì, ma anche qui il Lambro ha fatto i disastri, quindi insomma, Cazzo. sappiamo che cosa stiamo vivendo. Cazzo. Allora, prima cosa che ti voglio chiedere, come stai già? Te l'ho chiesto, ma sta luce viola che c'hai puntata in faccia, ma che è? Cioè, avrei una luce che è quella lì che fa l'effetto eclissi sul muro, tipo, Okay. però forse è meglio tipo un colore più caldo. Fai così, cambiala quando vuoi durante la nostra Ah, chiacchiera, ok, così. facciamo adesso rimane così, poi piano piano a seconda del mood cambio il colore. Allora, Ale, noi faremo questa nostra chiacchierata, staremo un po' di tempo insieme, parleremo un po' di tutto, in totale libertà. Trasparenza, insomma, per quelli che sono gli argomenti che possiamo trattare. Io ho già narrato un pochettino quello che è stato il tuo percorso. Ho già detto che sei partito come DR Jack, poi ti sei concentrato sulla tua carriera solista, poi sei tornato dai tuoi vecchi compagni di squadra, avete rifondato la band, ma come follia, c'è stato qualche cambiamento a parte quello musicale. Ma la vera domanda è: tutti questi passaggi che tu hai fatto, come ti hanno cambiato? Perché sicuramente tu sei cambiato tantissimo nel corso di questi anni. Io credo che, allora, al di là del percorso artistico che ho compiuto, quello che mi ha cambiato molto è stato proprio andare avanti negli anni. Secondo me sarei cambiato anche pur facendo un altro lavoro, secondo me. Quello che mi ha cambiato molto sicuramente è stato il percorso artistico, ma anche il trasferirmi a Milano, cambiare posto dove stavo. Io sono di Tarquinia, ma i primi anni sono stato più negli hotel che a casa, ovviamente. Poi a 25 anni mi sono trasferito a Milano e quindi è stato proprio un percorso evolutivo naturale, secondo me, e quel percorso evolutivo mi ha portato anche a cambiare artisticamente, quindi sono partito con la band, poi da solo, poi un'altra volta con la band, quindi non lo so, secondo me è stato tutto un percorso naturale che l'universo aveva già prestabilito per Quando si sono uniti i pianeti, insomma, poi sono arrivati anche i cambiamenti. La differenza maggiore che c'è stata tra l'essere da solo, essere tu Alessio Bernabei con la tua musica, con le tue canzoni, con le tue scritture, le sacre scritture da solista, Esatto. e invece appartenere ad una famiglia, perché poi alla fine le band in generale, non soltanto la vostra, ma tutte le band in giro per il mondo diventano delle famiglie perché state perennemente a contatto. Qual è la differenza tra questi due mondi? Almeno quella che hai percepito tu. Allora, ti dico la verità, andare in giro da soli ci si annoia un botto, è una rottura di palle perché poi con la band non solo hai dei colleghi, ma hai anche degli amici che vanno in giro con te e viaggiano insieme a te. Quindi io da solo ho goduto molto il fatto di avere uno staff, un team che era molto, comunque mi ha sempre soddisfatto, sono sempre stato seguito benissimo, quindi non mi posso lamentare delle persone con cui ho lavorato, però certo, sulla band, ma anche quando fai delle ospitate per dire che stai su un palco e c'hai la base musicale, col musicista è diverso, ma anche se fosse playback, però c'hai i tuoi musicisti sul palco, capito? Tra l'altro sto vedendo che alle tue spalle c'è il poster, è il poster di Sanremo, quello giusto, della tua partecipazione a Sanremo. Questo qui, allora, sì, ci sono tre poster che sono i platini, due con gli Air Jack, un oro con noi siamo infinito, vabbè dai, solo per far scena in realtà, figata. Senti, a tal proposito, visto che si tratta di certificazioni, da questo punto di vista tu hai alle tue spalle, come è cambiato il sistema delle certificazioni? Chiedo a te che sei un artista, nel senso che sappiamo perfettamente che nel corso del tempo le cose si sono evolute, soprattutto con l'ingresso di Spotify, si sono ulteriormente evolute. Per quel che mi riguarda, da non artista, io penso che siano cambiato un po' in peggio, sono sincero. Però voglio sapere il tuo punto di vista proprio da artista. Ah, non lo so, in realtà sono molto ignorante sul tema. Io ero rimasto che 25.000 copie fisiche era l'oro e 50.000 era il platino. E ora credo che si siano alzati addirittura, quindi tipo 50.000 l'oro, 100.000 il platino, forse una roba del genere, però ovviamente
con lo streaming, credo che un tot di streaming conti una copia venduta. Quindi che Esatto. lo fai conto, facciamo finta, 20 streaming, 20 streammate in un pezzo sono una copia, per dire. Sì, a livello numerico è una roba tutta strana che ha fatto la Fimi, però al di là di quello, proprio per quel che riguarda l'artisticità della certificazione in sé per sé, oggi come oggi, che cosa può rappresentare per un artista? Secondo me, il mondo del digitale, a parte che ora il singolo oro o platino è digitale, quindi è diverso. Cioè, una volta si vendevano i dischi fisici e quello rendicontava come platino e oro. Adesso oro digitale è contato con gli streaming e ti dico la verità, certificare poi, cioè, i soldi non ti entrano. È solo una roba da mettere il post su Instagram che dici, ragazzi, ne so, Everest è oro, Everest è platino, no? Cioè, sì, Serve a ok, niente. figo, ma è tanto come si dice, esibizionismo per mostrare che la canzone è andata bene, che il pezzo è andato bene. Però fondamentalmente a livello proprio pratico, cioè, lo attacchi al Poco. muro e fai il figo davanti agli amici, tipo, secondo Però me. quando tu hai preso quelle certificazioni, qual è stato il tuo pensiero? Perché sicuramente, allora, quelle certificazioni che ci sono alle tue spalle sono vecchie, nel senso sono di singoli vecchi che tu hai fatto tanti anni fa e come tu stessa hai detto, sei cambiato tanto nel corso del tempo. Ai tempi, quando avete preso quelle certificazioni, tu hai preso anche la certificazione con Noi Siamo Infinito, qual è stato il pensiero che ti è venuto in testa? È successo talmente tanto veloce, cioè è stato velocissimo tutto quel percorso di 2 o 3 anni dove ho certificato, è stata veramente una cosa lepre, come dicevano. E quello che mi ha fatto molto strano perché non te ne rendi neanche conto, anzi, forse quando le provi quelle sensazioni neanche te le godi al massimo perché sei dentro. Quindi quando tu sei fuori e vedi un altro artista che fa quelle cose, che magari certifica qualcosa, dici che figata, cioè quanto vorrei stare nei suoi panni. Poi quando ci sei tu, in quei panni, in realtà forse non te ne rendi nemmeno conto, anzi dici vabbè, però dovrei farli 2 di platino, dovrei farli 3, capito? Quasi che, almeno la mia esperienza da ragazzo di 22, 23 anni, 24, con meno consapevolezza, con meno forse... Dovevo anche godermelo di più il viaggio, perché poi non avendo avuto un viaggio lunghissimo, perché in 6 mesi, grazie al programma, ad amici, siamo arrivati a quei risultati, neanche hai il modo di farti quella gavetta che ti fa godere il viaggio per raggiungere qualcosa. Quindi è stato tutto velocissimo e non, a dirtelo così, non mi ricordo nemmeno bene la sensazione, tipo figata, wow, però quasi che non me lo godevo come pensavo, ecco. E se invece dovessi prenderla oggi, una certificazione, come te la vivresti? Beh, oggi sarebbe un'altra roba, cioè, perché ho fatto un percorso su di me, di consapevolezza, di analisi, di autoanalisi, poi i brani sono interamente magari prodotti, scritti da me. C'è anche più lavoro dietro rispetto a quando eravamo più piccoli, che ok, esce il disco, vai una settimana, vai fuori, firma copie, sei un robot. Invece adesso sarebbe una bella emozione. Stiamo lavorando per raggiungere insomma delle soddisfazioni, quindi. Tra l'altro il progetto Follia, vabbè, tu lo sai, io lo seguo praticamente dal primo giorno, perché ne avevamo parlato noi in privato, poi abbiamo fatto anche delle interviste nel corso del tempo, quindi è un progetto che sto seguendo tanto e la cosa che mi ha colpito sempre di voi è che vi siete uniti e sembra davvero come se non vi foste mai separati. E questa è una cosa bellissima, cioè. Anche la percezione che voi avete di voi stessi, dal primo giorno della reunion ad oggi, qual è stata? Come si è evoluta adesso questo rapporto? Perché ti ripeto, da quando vi siete riuniti, io ho percepito una grande unione, ma ho percepito come se veramente non vi foste mai separati. Sì, è vero, in realtà poi quando stavamo insieme è come se poi ci fosse stato un salto temporale, tipo da quando me ne sono andato a quando sono rientrato, come se non ci fosse stato il periodo da solista e ho provato un po' la tua sensazione, cioè
quasi che eravamo talmente simili, anzi più simili ora che una volta. Poi ci siamo ritrovati da uomini, no? Eravamo dei ragazzi e ci siamo ritrovati da trentenni in questa avventura e sei più empatico anche tra di noi, siamo molto più empatici. Uno c'ha una famiglia, io me la sto costruendo, quell'altro uguale, quindi ci sono temi più forti, più da uomini che si affrontano. Comprare una casa, un affitto, un qualcosa che a 20 anni non era fattibile. Quindi quel tipo di sensazione mi ha fatto trovare dei compagni che non conoscevo neanche fino in fondo e ti dico, dall'inizio della reunion adesso è diventata una cosa più profonda, magari pure meno affiatata, magari ti senti ancora meno dell'enfasi dell'inizio, però ecco, poi siamo un team, io vado da Alessandro, oggi sono stato istruito da Alessandro che è l'unico che sta a Milano. Lavoriamo, è proprio una catena di lavoro bellissima. E poi se n'è andato da poco Pierozzi, che salutiamo. Siamo rimasti in tre, però non si perde lo spirito, poi lui ovviamente ha i suoi motivi, vuole sbrigarsi le sue cose da solo, e non si è persa quell'anima. Ci abbiamo un sacco di cose in cantiere che vogliamo far uscire. Poi noi siamo un po' sfortunati dal punto di vista di management, etichette, cambiamo un sacco. Infatti adesso stiamo ricambiando di nuovo e questa cosa un po' ti rallenta pure. Sono sempre stato sfortunato e tu lo sai perché mi hai visto in tempi critici. Vabbè, allora devo essere sincero, questo lo diciamo anche a chi ci sta seguendo. Io e Alessio abbiamo avuto modo di conoscerci la prima volta nel 2018 ed era il periodo in cui io lavoravo in Warner e tu eri solista. E io ti devo dire la verità, questo te lo dissi forse anche tempo fa, però se non te l'ho mai detto o mi ricordo male, io te lo dico adesso per la prima volta. Io ti ho preso per deficiente, sono sincero, quando tu ti sei presentato in ufficio con quel taglio di capelli che era davvero una cosa orripilante. Ah, quello là che è La un po' Trump. scodella. Ecco, ma anche lì, ma cosa ti era passato per la testa? Io non so se ve lo ricordate, Alessio, quando ha fatto il progetto solista, ad un certo punto ha deciso di fare un singolo con un taglio di capelli che era incredibile. Quello è un Alessio di nicchia che pochi si ricordano, ma chi si ricorda vuol dire che è fan di brutto. E in realtà è stato un periodo buio della mia vita perché stavo passando anche a livello personale, anche una relazione molto tossica, avevo dei problemi anche personali, e infatti si vede pure nel taglio dei capelli, perché stavo proprio, e infatti mi sono presentato, qualcuno si vedeva che voleva dirmi tipo, stai bene, però, sai, pure tu hai fatto così secondo me, no, vabbè, ma dentro, ma questo è un coglione, capito? No, ma perché tra l'altro tu avevi una bella immagine anche a livello estetico, quindi quando ti sei presentato così, senza dire tra l'altro niente a nessuno, ci siamo guardati tutti in maniera abbastanza stranita, solo che a distanza di, forse ti sei reso conto da solo, pochissimo tempo, sei tornato, diciamo, l'Alessio normale, con un taglio di capelli umano e hai ricominciato a fare le tue cose. Io ho voluto fare la roba alternativa con un disco pure alternativo che tra l'altro non andò neanche benissimo perché ho cambiato totalmente modo di scrivere, ho cambiato produttori, eccetera. È stata un po' una parentesi così, ma sono contento che ne parliamo col sorriso perché vuol dire che sono stati momenti belli e soprattutto è bello tirare fuori gli scheletri nell'armadio, visto che però ci sta, no, lo accetto perché riguardandomi, rivedendo le foto di quel periodo, veramente non mi posso guardare, insopportabile. Ma ora, a parte il taglio di capelli, di quel periodo, c'è qualcosa di cui effettivamente ti penti concretamente di aver fatto o di non aver fatto? Allora, mi pento di tante scelte che io ero andavo molto di pancia, poi non avevo una maturità eccelsa in quel periodo, soprattutto andavo molto, ero un po', non ti dico viziato, ma tutto quel successo mi aveva fatto perdere un po' i piedi per terra, no? E quindi pensavo che tutto quello che io decidessi va bene, cioè della serie proprio tanto ormai faccio questo di mestiere, faccio la musica che mi pare, il genere che voglio, faccio pure l'alternativo, tanto comunque è tutto dovuto, invece no. Molte volte bisogna rifletterci dentro una cosa, più che mi pento delle mie scelte, purtroppo
Maledico la sfiga che non mi ha fatto neanche trovare molte volte il team giusto, perché il team giusto è importantissimo, quello che ti sa consigliare, che fa riparare anche gli errori che fai. Non ho mai avuto delle persone che mi consigliassero bene, oppure quelli che mi consigliavano le trattavo malissimo e quindi mi mandavano a quel paese. E quindi sì, diciamo che non mi pento di niente, perché poi mi hanno trasformato anche nella persona che sono oggi, con anche i miei pregi oltre che difetti. Quindi forse era un percorso che dovevo comunque fare. Tornassi indietro, certo, avrei con gli occhi di adesso, con l'esperienza di adesso, l'avrei magari sbrigata diversamente. Beh, sì, sicuramente crescendo le cose cambiano notevolmente, e nel tuo caso direi che è evidente questo cambiamento. E devo dire, per come ce la stai raccontando, in generale per come ti conosco io, il cambiamento è stato nettamente positivo. Prima leggevo in chat un utente che scriveva: quando ti sei reso conto di aver fatto una scelta sbagliata iniziando la tua carriera solista? Cioè, c'è stato un momento in cui hai detto: cazzo, forse questa carriera solista, però forse è meglio tornare indietro. Ma Ti sai che ricordi no? proprio il momento preciso? Se c'è, se esiste. Ma in realtà no, non mi sono mai pentito di essere andato da solo. Questo i primi anni, poi il fatto che io sia tornato nella band è stato il Covid, periodo Covid, che mi sono riavvicinato a loro. E in realtà, col lungo andare, quando le cose proprio discografici che tu sai, ma non lo diciamo, cose del genere mi hanno pian piano detto sì, però io mi sento più me stesso forse con quella band. Quindi in realtà non è stato un pentirsi, ma pian piano un riconoscersi in delle vesti diverse da quelle in cui ero. Quindi io i primi anni da cantante solista sono stato felicissimo, e forse è stato il periodo più felice della mia vita, addirittura più dei Dear Jack, perché eravamo sempre sballottati in giro, non ce la siamo neanche goduta molto. Invece il primo anno, l'anno di Noi Siamo Infinite, è stato l'anno più bello. Poi c'è stato il doppiaggio di Trolls del film, sono andato a Los Angeles a conoscere Justin Timberlake, c'è stata una roba tipo una favola, tipo. E quindi non c'è stato un vero pentimento. Pian piano con gli anni ho detto, tanto comunque a livello solista io scrivevo, ero diventato consapevole, ho detto perché non farlo all'interno della band di una volta, che poi all'inizio dovevamo fare la reunion proprio della band dei Dear Jack. Poi Ah. Ecco, abbiamo deciso di farlo in una veste nuova. ci racconti un attimo questa cosa, perché io per esempio la so, però magari chi ci sta ascoltando no. Com'è avvenuta la reunion esattamente, e soprattutto quante parolacce vi siete scambiati a vicenda? Esatto. Bah, noi dovevamo fare la reunion dei Dear Jack, però poi ci abbiamo riflettuto un attimo, anche noi dovevamo firmare con Universal e loro preferivano averci con un nome, con un brand nuovo, perché per assurdo, anche se controproducente, saremmo stati molto ancorati al passato, legati a un passato che magari non ci apparteneva molto, anche perché il gruppo senza di me poi ha continuato, non è che quando io me ne sono andato ha smesso. Quindi, per dire, lo Spotify dei Dear Jack c'ha due dischi cantati da me, poi c'ha uno cantato da Leiner, un altro cantato dal chitarrista, cioè veramente cioè non si capisce niente. Ci sono cinque persone, cinque cantanti diversi, quindi saremmo usciti con un genere tipo questo dei Follia nei Dear Jack, e sarebbe stato veramente un minestrone di cose. Quindi abbiamo fatto così, abbiamo deciso questo, e ti dico, ci sono anche dei contro, perché giustamente il brand non è conosciuto. Quando vai a fare un concerto, ok, Follia, ma molti dicono chi? Dopo arrivano, vedono me, magari dicono, ma questi sono i Dear Jack. Però è anche bello stare in delle vesti nuove, e soprattutto fare un genere super più fresco, più, non lo so, è molto diverso da quella roba di prima. Poi nulla vieta che un giorno magari facciamo il tour da Dear Jack, però non lo so, dobbiamo capire, perché poi, te l'ho detto, poi stiamo ricostruendo, perché quando riusciamo a mettere delle redini giuste, secondo me il passato neanche lo rimpiangi più.
Finché le cose, che ne so, finché non fai l'olimpico pieno, dici, però gli arcec, sai. In realtà, secondo me, poi quando incominci ad avere delle soddisfazioni, non te ne frega più niente. Questo è anche vero, però al netto di tutto comunque deve subentrare, o perlomeno presumo sia subentrato anche un po' il pensiero del facciamo fatica a farci riconoscere come follia, perché le persone sono abituate, tra l'altro anche qui in chat questa cosa, devo essere sincero, si nota anche perché la stai leggendo anche tu, molte persone dicono, ah ma Alessio Bernabei dei Dear Jack, ah ma sono i Dear Jack, cioè... Questo continuo a ripensare al passato e avere anche magari un certo tipo di, chiamiamola, difficoltà in qualche modo nel far capire che adesso siete follia, che fate un altro tipo di musica, è una cosa che quanto può stressare e quanto in realtà poi alla fine non incide per nulla. Faccio salutare il mio gatto, la mia perché Ciao! sta qui e vuole distruggere tutto. E, quindi aspetta, la domanda ripeti un attimo. È se ti scoccia poi in fondo il fatto che ancora siete riconosciuti come Dear Jack, dato che adesso comunque siete follia. Ma in realtà no, perché comunque mi chiami Alessio, mi chiami Dear Jack, mi chiami Follia, sempre io sono, cioè della serie che tanto sono dei soprannomi che tu hai perché giustamente hai fatto delle cose importanti, la tua faccia richiama quei brand, ma in realtà sono fiero, anzi sono molto fiero quando mi chiamano Dear Jack, quando mi chiamano sia come Alessio sia come Dear Jack. Poi vabbè, se qualcuno è successo a Follia, lì bellissimo perché è il nuovo progetto, quindi no, sono molto fiero dei miei nomi. Poi ovviamente anche i contro di cambiare nome, io ho cambiato tre brand nella mia vita artistica. È normale che gli ascoltatori mensili, diciamo una cazzata, gli ascoltatori mensili sono divisi in tre. E Ah, quindi in una pagina c'ho Diciamo Infinito, in un'altra c'ho Tomai in un altro film, in quest'altra c'ho le robe nuove. È normale che se unisci tutto, i numeri sarebbero anche un po' più alti, parlando di piccolezze. Però non la farai questa unione proprio tecnicamente? dovremmo fare tipo il Gogeta tra Esatto. tipo Dear Folli Alessio. No, perché in realtà adesso ho realizzato la band dei miei sogni, perché dal punto di vista sia musicale che visivo che di concept, è veramente la band che ho sempre sognato e quindi sono molto felice. Il mio desiderio adesso è riuscire ad avere più persone possibili che amino questo progetto e che diventino fan di questo nostro nuovo immaginario, che ci vuole tempo, richiede vetrine giuste, richiede canzoni giuste, però non lo so, credo in noi e penso che la legge d'attrazione che l'ho usata una volta, due volte, tre volte, possa darci una mano. Beh, questo sicuramente. Prima hai detto che adesso siete rimasti in tre. Siamo rimasti in tre, sì. Come è un ulteriore cambiamento, tra l'altro, questo. Sì, è un ulteriore cambiamento. Poi in realtà live ci avremo anche il chitarrista, quello che era mio da solista, suonerà, che è Pietro, suonerà tipo con noi, quindi anche lì è un po' Gogeta, tipo è anche la fusione tra un mio periodo. È molto strano perché si stanno unendo tutti i puntini. Io spero che questa cosa diventerà una roba unica, che sarai riconosciuto con quel brand, con quel nome, e il passato e il presente saranno una cosa sola. Spero che poi le persone faranno chiarezza, anche perché molti non ne capiscono. Ah, quello di dire, cioè non capisci niente. La perfetta chiusura del cerchio sarebbe alla fine firmare con Warner. Arrivederci. Fatto. Infatti, sentiamo il nuovo presidente. Sarebbe fantastico. Perché follia? Ecco, questa è un'altra cosa che stanno chiedendo in chat tantissimo. Perché follia? Perché follia, allora il nome iniziale doveva essere Folie, che era follia in francese. Diciamo che mi piaceva un disco dei Fall Out Boy, si chiama Folie à deux, come il nuovo Joker che uscirà. Esatto. E questa cosa mi piaceva proprio tutta il teatro francese, tutto l'immaginario della teatralità di quella cosa.
Trovando il nome che era poco follie, con la Y si capiva poco, abbiamo provato in italiano per vedere una cosa più immediata e col font specifico, con la Y, boh, ci è piaciuto, tipo era figo. Bello, ma alla fine è molto semplice come spiegazione, però è efficace. Sì, poi vabbè ci abbiamo abbinato le solite cazzate, vabbè la follia di rimettersi insieme che nessuno sì, però in realtà, boh, era figo il nome, l'abbiamo preso. quanta follia c'è poi concretamente, al di là del nome, al di là del progetto musicale, quanto c'è di folle, artisticamente parlando, all'interno di questo nuovo percorso? In realtà di folle c'è poco perché siamo dei bambocci, in realtà, cioè non è che siamo delle rockstar che si drogano e fanno cose. Oddio, ci bannano mo se parlo di me. Però in realtà siamo molto più noi stessi oggi che magari quando eravamo presi nella giostra del talent e nelle cose da più piccoli. Quindi la follia anche di cambiare immagine così tante volte che da pazzi, perché tutti lo dicono, ma perché non lo so dove ci porterà, non so se rimarrà, io spero che rimarrà una cosa fissa, però ci credo, è una cosa che mi dà soddisfazioni, poi produco anche persone, quindi artisti emergenti, sto facendo anche produttore, tra l'altro, vabbè, mo, diciamolo qua in diretta. Sì. Sto lanciando una roba tipo un corso di formazione online che si chiama Talent Glow e credo che lo lancerò a settembre, quindi nel senso se c'è qualcuno che vuole anche cimentarsi nella scrittura, nella produzione, eccetera, c'è questo corso che voglio lanciare a settembre dove sarò io il professore. Quindi tutti e due siamo diventati professori in qualche modo, io all'università e tu con questo. Tra l'altro ti Lo volevo. sapevo però, tu. Sì, io Di pure insegno in quale materia? bicocca. Quale materia? No, è storia della radio, radiofonia, Ok. Beh, figo, sempre dai. nel. Sì, però è bello, cioè, vedere anche che dai ragazzini che eravamo, noi più o meno siamo coetanei. Dai ragazzini che eravamo e quando ci siamo conosciuti lo eravamo davvero, anche a livello mentale, non soltanto anagrafico. Adesso vedere che invece vogliamo trasmettere le nostre competenze anche a delle nuove generazioni, perché poi sicuramente tu avrai a che fare con magari ventenni, diciottenni, ragazzi giovani che vogliono intraprendere questo mestiere, cioè, deve essere una cosa bella, almeno io la valuto dal mio punto di vista, dal tuo com'è. Vabbè, Alvise è uno stato d'animo, ha spaccato. Alvise è uno stato da. Guarda, è stato. Allora ti dico, questa forse è la sindrome del professore, non lo so, già a 30 anni, però vedere la soddisfazione, al di là del lato economico, di rientro economico, la soddisfazione di vedere dei ragazzi felici, molte persone mi dicono, cavolo, mi stai producendo, mi stai parlando. E io sono cresciuto con la tua musica, no? Per dire, molti mi scrivono così e io produco i loro pezzi, è una sensazione che non c'ha, non esiste una cosa simile di questa soddisfazione, proprio ti fa sentire utile, soddisfatto, passi le tue esperienze a qualcuno di più giovane. Spero che questa cosa duri, magari un po' precoce, ma 30 anni ci può stare. No, ci può stare, dai, anche perché dico, abbiamo a che fare con dei ragazzi che sono proprio alle prime armi. Magari noi abbiamo due o tre armi in più e gli passiamo quelle due o tre armi in più. Poi se ne vorranno 75 in più andranno dai cinquantenni, Esatto. sessantenni. Però ci sta. A livello emotivo, so che sono due cose completamente diverse, perché alla fine fare musica è un conto, fare il professore è un altro conto, stessa cosa anch'io, fare la radio è un conto, insegnare la radio è un altro conto. Però a livello emotivo, nel tuo caso, qual è la sensazione che percepisci maggiore dentro di te di emotività, di gioia, di bellezza tra i due mondi? Qual è quella che ti lascia di più ogni volta che la intraprendi, la pensi anche semplicemente come strada? Ma dici tra il passare esperienze? E il fare musica concretamente Ah, con i tuoi ok, allievi. sì. Allora sono due sensazioni diverse perché molte volte rosico perché molte volte magari scrivo qualcosa a qualcuno e dico, cazzo, questa deve essere per me, è troppo forte sta roba qui. Però sono due cose secondo me diverse perché
sei da due parti, no? Sei sia la parte quello che sta dietro che deve costruire qualcuno, sia quello che ti costruisci da solo. Non te lo so dire, sono due sensazioni completamente diverse. È normale che quando forse sei protagonista di un qualcosa sei ancora più gasato, forse. Però l'amore e la gioia nel vedere qualcuno con gli occhi magari del te ventenne che ti riconosci, dice Madonna, avevo proprio i suoi occhi puri, che non aveva ancora visto tanta merda, non l'aveva ancora conosciuta. È bello perché dici, cavolo, quasi come se dovessi, no, l'uomo tigre è quello della prima stagione che poi passa al È bambino, no? Quella roba lì un po' mi fa. bello, è bello. È una chiacchiera questa dove stiamo ripercorrendo in qualche modo tutta la tua carriera, che poi è anche vita. La carriera nel tuo caso è anche, sono pezzi di vita. E inevitabilmente saremmo arrivati prima o poi a parlare della tua prima parte della carriera, quindi quella legata a quei 6 mesi fantastici ad Amici. Come sono stati quei 6 mesi? Che cosa ti ha lasciato quell'esperienza dentro? Allora, è stato veramente, come ti ho detto prima, un fulmine perché io ho fatto i provini l'estate del 2013 e sono entrato a novembre e dopo 6 mesi ero fuori e dovevo fare lo stadio olimpico e San Siro con i Modà. Quindi è stata veramente una roba fuori da, non lo so. Io quello che dico in quei 6 mesi mi ha fatto bene il imparare a stare anche al pubblico, davanti a una telecamera, a stare sotto delle interviste in TV, quindi dover parlare bene, dover stare col cervello, concentrarsi. È stata veramente una disciplina, mi ha dato molta disciplina, è stata veramente una scuola per me. Poi c'era il maestro Pino Perris che mi ha dato un sacco di nozioni utili su come usare la mia voce, che è un dei professionisti proprio, te ne accorgi. Quindi io, dal punto di vista didattico, mi ha dato tantissimo. Quello che ci dovrebbe essere quando esci da lì è tipo uno psichiatra che ti aspetta fuori dai cancelli. Pronto. Cioè, ci deve essere uno psicologo che ti aspetta pronto perché vivi troppe emozioni, troppo stress e troppa responsabilità in poco tempo. Quindi devi avere un supporto e un aiuto psicologico, secondo me. Perché soprattutto quando hai 20 anni, adesso ne entrano a 18, adesso ancora più piccoli, rischi di farti male, secondo me, e molti poi con il passare del tempo se ne accorgono. Vedo, magari non c'entra niente, però vediamo, che ne so, San Giovanni che si prende periodi di pausa perché non si sente. Io lo passo e lo passiamo tutti quel tipo di sensazione. Il numero che prima è 10, poi diventa 6, poi 4, poi ritorna a 6, poi ritorna a 3, poi arriva, è veramente un'ondata di emozioni, quindi c'è del positivo, c'è del negativo. Io quello che posso dire è che nel 2024, secondo me, i portali per farcela, per fare questo di mestiere sono tantissimi. Uno è questo, dove stiamo adesso. Spotify paga la qualità, non sempre, ma qualche volta paga la qualità, e quindi non è necessario neanche troppo il talento come lo era 10 anni fa. Io, se non facevo il talent 10 anni fa, dovevo fare lo YouTubers perché c'era YouTube, c'era Facebook, ma non andava per la maggiore musicalmente parlando. Quindi il talent era forse tra i pochissimi sbocchi per riuscire a fare il professionista, il musicista di mestiere. C'era Sanremo Giovani, c'era Amici X Factor, erano tre canali. Ora questa tecnologia e questi nuovi portali hanno sicuramente portato possibilità di poter pubblicizzarsi e sponsorizzare la propria roba a più persone possibili. E secondo me è un bene. Sicuramente c'è molta più concorrenza perché adesso la competizione è ancora più alta di 10 anni fa, perché entri, apri TikTok, ti puoi sparare perché c'è quello che canta, ti fa un culo così a cantare, a scrivere, a fare qualsiasi cosa. Quello che rimane secondo me è conservare quello che si è e credere nella propria identità, costruirsela e crederci. È l'unica cosa.
Ma non pensi che il problema possa essere bene o male lo stesso? Nel senso, tu prima hai detto che usciti da quella scuola ci sarebbe potenzialmente bisogno. Adesso io non so, tra l'altro, se le cose stiano effettivamente così, perché magari l'illuminazione divina è arrivata e si sono resi conto che c'è bisogno di questa figura non soltanto quando si esce, ma anche quando si sta dentro quella scuola. Io questo non lo so. Però dico, non pensi che possa esserci lo stesso identico problema se ci si affaccia a dei numeri enormi dall'oggi al domani anche sui social? Cioè, è davvero il problema dei talent show per questi ragazzi o è in generale il mondo dei numeri applicato alla musica che non va bene, che avrebbe bisogno di essere visto in una maniera completamente diversa? Ma infatti io in realtà non do la colpa al talent show, ma do, diciamo, il problema che entra nella testa dei ragazzi quando escono da lì. Non è tanto il talent show, non è che ci stanno dei dittatori che ti frustano la mattina, cioè, anzi, ci sono delle persone che ti stanno sopra, che ti aiutano, che ti supportano, che la prima crisi mentale, il primo mental breakdown sono i primi a prendere e aiutarti. Che ti portano l'Oki alle 4 di mattina. Io ho avuto un mal di gola enorme, mi hanno portato l'Oki alle 4 di mattina, sono super disponibili. Quello che c'è da stare attenti è l'affacciarsi su un pubblico così ampio e la popolarità che entra in così poco tempo. Cioè, se io passo a essere il ragazzetto in camera a uscire da lì e essere tipo il One Direction della situazione, devi riuscire a essere pronto, devi avere delle persone che ti prendono e ti dicono: ok, questa cosa si fa così, devi comportarti così, perché se non c'è nessuno che te lo dice, vabbè, la cosa che fa ridere, te la devo raccontare, tipo, io avevo delle persone, molti ragazzi li ritrovavo proprio sotto casa dei miei genitori. E come facevano a sapere dove vivevano i tuoi Io genitori? abito a Tarquinia, che è un paesino, e quindi il Ah, si è barista sparsa la voce, ok. l'edicola gli diceva: guarda, certo, abita là dietro, quindi tutti sapevano ormai dove abitavo, e quindi c'erano molte persone che erano sotto casa appostate ogni giorno quando tornavo a casa, e quindi molte volte suonavano anche, insomma, per la privacy anche dei tuoi genitori è pure un po' una roba un po' così. Però la cosa che fa ridere è che noi, talmente una famiglia umile, talmente non abituata a queste cose, mio padre una volta ha fatto salire tipo un gruppo di fan per offrirgli bicchiere d'acqua, gli ha fatto vedere la cameretta mia, questa è morta, tipo no, vabbè. E quindi per fargli, io tipo incazzato: ma che cavolo fai? Questi rubano qualsiasi cosa magari, no? Ma c'è uno sete, gli ho offerto da bere, quindi, capito? Figurati, cioè, una famiglia veramente umile, non eravamo pronti a una roba del genere. Poi vabbè, quando torni al paese tutti i cugini sono tuo cugino, ma in realtà non t'ho mai visto, io sono tuo zio, io sono tuo cugino. Fa molto ridere, cioè, ci sono anche molte risate in tutto quel marasma di stress e responsabilità. Quindi, so che raccontare un giorno. Ma per esempio i tuoi genitori, dato che ne abbiamo parlato e li hai inseriti nell'argomento, come hanno vissuto questa, chiamiamola, altalena di emozioni che gli hai regalato con la tua musica? Quindi un giorno di Arjack, disco di platino, un giorno Alessio Bernabei, come hai raccontato tu, non tanto bene, adesso follia. Cioè loro come l'hanno vissuta tutta questa fase, tutte queste fasi, anzi, perché sono più di una? Mia madre è una tipa super ansiosa, cioè lei quando prova ansia, super stress, soprattutto per me, lei magari quando sto su un palco devo fare Sanremo, tipo, cioè proprio, va proprio in ansia molto più di me che sto sul palco. Quindi lei se, le si è chiuso lo stomaco e è tipo dimagrita di 11 kg, cioè sono tornato che era un'altra persona, e anche per loro è stato strano perché si sono ritrovati ad avere anche loro, che ne so, tutti i parenti o tutti gli amici: guarda, mi devi fare, di Alessio se mi fa questo video, di Alessio se mi fa questo autografo di qua e di là. Quindi loro in realtà sono stati molto fieri, anzi più di me, perché mia madre da quando sono piccolo che avrebbe sognato, cioè sognava proprio di vedermi a Sanremo sul palco, capito? Quindi lei forse ha realizzato più sogni, ho realizzato più sogni nel cassetto di mia madre che i miei, forse. Però all'inizio forse non l'abbiamo presa bene nessuno perché non eravamo pronti, quindi anch'io ero sempre super arrabbiato, una minima cosa: no, mi devono venire a prendere, no, in quel concerto di qua non c'è quella cosa. Non l'ho vissuta benissimo all'inizio, ti dico la verità.
E quindi loro sentivano anche un po' il mio stress, quindi non erano 100% felici. E pian piano, col tempo, ci siamo più stabilizzati tutti. Quindi, quando hanno scoperto del primo Sanremo, poi secondo, poi terzo, poi in America per fare quella cosa del doppiaggio, sono stati super fieri. Però poi, secondo me, la priorità poi ce l'ha il benessere emotivo di me come persona. E quindi poi i numeri e quelle robe poi passano in secondo piano. Ti ricordi un consiglio che ti hanno dato per affrontare in generale tutto questo percorso? Proprio una cosa che tu ancora oggi ti ricordi che ti sei portato dietro per affrontare la tua vita da professionista? Oddio, consigli veri non me li hanno dati. Mi ricordo che mia madre, mi raccomando, ricordati le gocce prima della puntata, perché io soffrivo di ansia, che tra l'altro sono ansiolitici, quindi neanche lo potremmo dire, però sono delle gocce tranquillanti, perché io quando sono entrato ad Amici soffrivo di attacchi di panico. Ah, E quindi io prima di ogni puntata mi prendevo tipo 5-6 gocce no? E quindi quella cosa, mi ricordo che mia madre diceva, mi raccomando, se ti senti ansioso prendi le due goccine. E quindi dovevo per forza, perché altrimenti ogni puntata poteva essere un attacco di panico. Quindi mi ha aiutato, ma soprattutto robe naturali tipo valeriana o robe del genere mi hanno aiutato molto ho rischiato molti attacchi di panico lì perché ancora ne soffrivo e li ho vinti là dentro, perché poi quando sono uscito la vita vera era totalmente una barzelletta, perché là è veramente un marasma. Esatto, anche questa cosa, tu che l'hai affrontata in prima persona, stare lì, uscire e affrontare tutto quanto. Magari in chat c'è anche qualcuno che vorrebbe fare lo stesso percorso, quindi vorrebbe provare amici, vorrebbe provare in generale un talent. Tu cosa ti senti davvero di consigliare a questi ragazzi che magari, ecco, hanno subito nella loro vita attacchi di panico, stanno convivendo con questa cosa e quindi magari ritrovarsi in quell'ambiente potrebbe essere difficile, ma la prima cosa dettata dalla tua esperienza che ti senti di consigliare a questi ragazzi qual è? La cosa che sento di consigliare è innanzitutto pensateci bene prima di entrare in un talent, perché magari tutti i portali che ci sono adesso, tutti i social possono comunque dare meritocrazia se hai un progetto forte, quindi non è necessario. Ma se proprio c'è la voglia di provare con un talent, eccetera, arrivarci preparati, sia psicologicamente che a livello proprio di percorso. Cioè, io sono entrato e quello che succedeva, succedeva. Le canzoni che mi scrivevano erano quelle, vabbè, qualcuno, se mi finiscono le mie canzoni ci sono gli autori che me le scrivono. In realtà, secondo me, dovrebbe esserci proprio un progetto per bene, un'identità, un tipo di foto che ti fai con quel nome, con quel tipo di scrivere, con quella scrittura. E è bello anche riuscire a scrivere i brani. Cioè, a autoscriverseli e poi andarci con delle idee precise, con una comunicazione anche a livello di social, essere preparati. Poi ormai, vabbè, io parlo di 10 anni fa, che Instagram ancora non è che Non era fatto. gli inizi, no? TikTok neanche esisteva, per esempio. Adesso sti ragazzi sono tutti social media manager, cioè, quindi sento di andare. Qualche goccina, no, dai, scherzo, a parte. No, andarci con la consapevolezza. Poi ovviamente a 18 anni non è che è facilissimo, però io sono molto felice perché le nuove generazioni le vedo molto più consapevoli di come eravamo noi, su molte cose, su altre magari no, però vedo tanta maturità. Io sento le persone a 18 anni che fanno un'intervista e dico, Madonna, all'età sua, dicevo veramente tutte cazzate, cioè non sapevo neanche parlare. E invece questi ragazzi hanno delle idee, hanno un senso di protezione verso le minoranze, di bello, è bello, li trovo molto sul pezzo e speriamo insomma che riescano a trovare la consapevolezza giusta anche per affrontare un talent. Stai seguendo quest'anno? Come sta andando? Sai che no? Ho ascoltato la canzone di quel ragazzo, Oh, no, oddio,
Holden o Mida? Mida, Mida, Mida. Ok. Esatto. Ho sentito la canzone che è andata virale qualche mese fa. Ah, è Rosso Fuoco, hai sentito Rosso Fuoco? Esatto, e mi è piaciuta molto. E non, mia madre ha continuato a seguire il programma. Infatti, ogni tanto hai visto, ragazza Sara, Mida, guarda, non seguo molto, però vabbè, tanto li vedrò quando usciranno. Magari li beccherò anche nei festival, nelle solite cose. E poi sono, secondo me, un artista del genere devi gustartelo quando esce da un programma, devi vedere poi il percorso dopo, quello che fa, come continua. Quindi, anzi, faccio in bocca al lupo a tutti i ragazzi presenti e futuri di quel programma. Sai che questa è una cosa che io sto ripetendo, chi guarda le mie live, chi guarda i miei video lo sa perfettamente, io questa cosa la ripeto da tanto tempo. E secondo me in realtà è una cosa che riguardava anche i tuoi tempi di amici, cioè la gara alla fine ha un senso relativo, perché serve per farvi conoscere, però è quello che succede dopo che è davvero importante. Sì, perché poi la gara è il modo di fare promozione a quello che sei, alla tua musica. È tutta una. È promo, no? Quando vai a Milano poi ti abbrevi tutto. Quindi quello che è importante è poi quello che fai dopo. Infatti, se riesci ad avere un pubblico solido, non lo fai col programma, perché quelli del programma l'hanno. Dopo seguiranno il nuovo personaggio e il modello nuovo di quello che sei. Purtroppo parlo da prodotto, ma è così. Quindi l'unico modo per far rimanere un pubblico solido e dei fan solidi è quello di fare delle canzoni che lasciano il segno, che rimangono e che le persone non possono fare a meno di te e della tua musica. Allora lì non hai più paura, perché finché fai le canzoncine che vanno forte nel programma e poi finisci di farle, rimani quello del programma e quello che va di moda quell'anno. L'unica cosa che fa rimanere è la hit, quella che anzi, neanche la hit, perché sì, la hit da radio, ok, ma quello che lascia nel cuore delle persone, dopo il programma, ovviamente. E infatti, cioè, si vedono anche, no? Quelli che rimangono e quelli che non. A voglia, a voglia. Ci sono stati dei tuoi colleghi che hanno fatto praticamente lo stesso percorso che avete fatto voi come Dear Jack, nel senso sono partiti da amici e si chiamavano The Jab, sono usciti da amici e a distanza di tempo si sono presentati a X Factor come Santi Conosco, Francesco. li conosco bene. Lo so. Sì, Voi no. avete mai pensato di fare una cosa del genere, quindi nel senso adesso che siete follia, che avete tutta un'altra strada davanti a voi, è vero che comunque la percezione loro è stata completamente diversa rispetto alla vostra, su questo siamo d'accordo, però se dovessero dirvi per un motivo XYZ, sai, c'è la possibilità di andare a X Factor, voi lo fareste? Ma sono vecchio, dove vado? Però non è amici, non è amici. No, però ormai manco ti premio. Sai che X-Factor, se hai più di 30 anni, mi sa, non ti, più di 29 anni, mi sa, manco ti prendono più. Mi Ah, hanno messo il limite anche lì? sa di sì, mi sa che, non lo so, non mi ricordo, però mi sa che a più di 30 anni non puoi andare. Però ti dico la verità, non credo lo farei, perché non. Cioè, vorrei fare il percorso che prima non ho fatto, cioè partire cioè le botte di popolarità in quel modo, per quanto poi X Factor non è detto che te la possono dare, perché tanti usciti da lì poi una settimana dopo nessuno cioè non hanno più fatto uscire cose, hanno smesso pure, qualcuno ha smesso addirittura di fare musica. Non credo lo farei, non lo farei perché mi è bastato 6 mesi dentro Alcatraz. No, Non dire così che poi la gente ci no, crede. no, io scherzo sempre, però non credo che mi è bastato già a 20 anni, farei un tipo di percorso diverso sicuramente anche adesso. Stanno citando Sanremo invece in chat. Esatto, vedi, a te Ale basta un Sanremo con la canzone giusta, vedi? No, in realtà sì, beh, un Sanremo, però ecco, anche Sanremo potrebbe essere un'arma a doppio taglio, perché secondo me Sanremo è una cosa che è un festival in cui se tu porti la canzone della vita può essere utile, ma se tu porti la canzone tanto per, non può essere anche come si dice, una ghigliottina. Ma non ci hai provato in questi anni di Amadeus? Non ci avete provato in questi anni di Amadeus?
realtà sì, ci abbiamo provato, però non, in realtà secondo me non abbiamo avuto ma neanche il pezzo giusto, ti dico la verità. Cioè, tornando indietro, neanche avrei presentato niente perché, come ti ripeto, secondo me devi avere proprio il pezzo della vita e devi... Il pezzo della vita non inteso come sentimenti, ma anche come a livello di hit radiofonica, cioè deve avere dei requisiti che dici proprio ok, questa roba a Sanremo spacca tutto. Perché se ci vai col pezzo da disco che hai scartato e provi, le persone, è come se le persone percepiscano questa cosa. E io tornassi indietro per dire che ne so, ho fatto il pezzo Noi siamo infinito quell'anno, l'anno dopo che ci sono andato con Nel mezzo di un applauso, che era tipo un uptempo, tipo Noi siamo infinito, in realtà avrei, tornassi indietro avrei portato un brano con un mood diverso, tipo una ballatona ad esempio. Stile Tananai, per dire, il Esa percorso. esatto. Taranai è l'esempio giusto perché ha portato una roba super up, poi si è presentato con Tango, che era un pezzo super ballad, e quella roba l'ha ripagato perché hai mostrato anche un altro lato di te che non è solo yeah, ma è anche cavolo, ti faccio il pezzo che ti prende qua. E quindi una volta che tu stabilisci quello al pubblico, quando fai la ballad sono contenti e quando fai l'uptempo sono contenti. Più Mentre che altro quando... ti fa vedere in salse diverse in qualche modo. Esatto, poi mentre invece se tu tendi a fare solo hit estive, poi quando l'inverno fai una roba seria, ma che ti caga, cioè aspettano che te fai, che ti scongelano, cioè l'estate e ti aspettano, ok, ma la hit estiva e quindi quello è brutto, cioè anche quello è diventare un artista da estate, poi c'è chi piace e chi non, a me non piace sinceramente. Però dovrai anche ammettere che i numeri, parliamo solo di numeri, non parliamo di arte, sleghiamo i due concetti. A livello di numeri, la hit estiva ti garantisce una resa per tutto il resto dell'anno. Assolutamente sì, e assolutamente, cioè, ma magari che una canzone che butti fuori d'estate ti diventa la hit estiva, ma magari proprio ci metterei la firma. Devi stare attento perché che succede? Poi molti fanno la hit estiva, poi stanno fermi in inverno e l'estate dopo fanno un'altra hit estiva. Se tu diventi stagionale solo di una stagione, poi tendi a farti aspettare solo lì. Mentre invece, secondo me, un artista completo ti deve fare la hit estiva, poi a settembre però ti devi dare una mazzata con un pezzo, che ne so, mid, poi ballad, cioè devi essere secondo me più versatile. Ne so, un esempio possiamo dirlo, che ne so, Mahmood per me non è estivo o invernale, cioè Mahmood è sempre quello, come può essere un Mengoni, ce ne sono tanti di artisti, e secondo me il bello è quello. Cioè, essere multistagione, quattro stagioni, pizza quattro stagioni. Ma c'è una certa costrizione al di là di quello che possono volere gli artisti, c'è una costrizione da parte magari delle discografiche o robe di questo genere, perché proprio loro coscienti del fatto che la hit estiva ti garantisce un certo seguito, sia numerico sia economico, da parte loro c'è un po' il dire fai la hit estiva, non che te lo dicono in questi termini, però che ti fanno capire che quello è quello che vorrebbero. A me non è mai successo, ho avuto sempre etichette che c'hai il pezzo per l'estate, bene, altrimenti no. Cioè, nel senso che poi magari, ecco, magari se Giusy Ferrero o Baby K te lo dicono, cioè, perché loro fanno i numeroni magari d'estate, capito? Però no, a me non è mai capitato. Secondo me è normale che un artista più portato all'estate c'è, lo sappiamo, c'è cioè l'artista che suona più latino. O più reggaeton, che adesso il reggaeton, cioè, No, ma non va neanche più il poi reggaeton. infatti non è manco più quello. Io se devo pensare a una hit degli ultimi tempi, che ne so, Annalisa che ha fatto due o tre hit attaccate l'una con l'altra, non mi dà l'idea di estivo, cioè me l'ascolto a dicembre, me l'ascolto a giugno, va bene sempre, capito? Quindi secondo me quel concetto deve essere uguale per tutti, cioè devi avere dei brani che sono buoni per tutto l'anno, secondo me. Mio parere. Poi. Prima hai detto una cosa, secondo me, giusta, hai usato due parole giuste. Devi avere la hit radiofonica, parlando di Sanremo. Quanto sei legato effettivamente al concetto di radio e quanto secondo te sia superiore o inferiore rispetto a Spotify, la realtà radiofonica? Ma
Spotify è la nuova radio, quindi secondo me il potere che adesso la piattaforma tipo Spotify o Prime o tutte le piattaforme esistenti è il fatto che tu la radio te l'ascolti quando vuoi, soprattutto il range d'età nostro dai 13 anni ai 30, 35, 40, tu ti ascolti Spotify, ti ascolti gli artisti che da sempre hanno. Poi ci sta anche che entri in macchina, vai al lavoro e accendi la radio, però cioè mia madre, ho sentito il radio, il nuovo pezzo di, io la radio me l'ascolto poco per dire, no? E quindi è importante sì perché prendi un pubblico ampio, però poi secondo me la cosa importante è che ti fai dei fan che vogliono andare su Spotify e ti ascoltano solo te, ti mettono in playlist. Quindi adesso Sanremo è diventato non più la kermesse de sto cavolo, ma ormai Sanremo è proprio cercare la hit che in radio spacca tutto, perché più la canzone diventa forte, più il festival prende potere, quindi il festival diventa una cosa cavolo, Amadeus scopre dei talenti che vanno in classifica mondiale, perché gli ultimi Però 7 in qualche modo tu stai confermando la tesi secondo cui una canzone diventa realmente una hit quando arriva in radio. In realtà no, dovrebbe essere che è talmente hit che la radio non può fare finta di non, cioè, di che non esista Ah, ok, quello. quindi cambiare il paradigma in buona sostanza. Esatto. Cioè, la canzone quando è talmente forte che ti diventa virale per forza, che la gente la vuole sentire, poi la radio se ne accorge e per forza deve passarti. E secondo me, poi c'è anche il discorso che un pezzo può essere anche debole, ma se la radio te lo spara 45 volte al giorno, prima o poi il lavaggio del cervello lo fai. Anche quello è un po' vero. Non lo so, forse la verità sta nel mezzo, non so che dirti. È anche successo il fatto che ti senti sempre la tua canzone in radio, però magari ti fa più numeri una canzone che in radio ci è passata molto meno. Certo, questo è anche vero. Ale, siamo arrivati, è da un'ora che parliamo, siamo arrivati Come è alla fine. volata quest'ora? È stato bellissimo. Esatto, io non so perché l'hanno chiesto in chat tantissime volte, non so se tu puoi accontentare una richiesta specifica, che è quella di anche semplicemente 30 secondi, salutarci con una canzone. Ah, ok, tipo togliti i vestiti. No, 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 questo non l'hanno chiesto. Secondo me lo chiederebbero, però in realtà non te l'hanno chiesto. Sì, può essere. Dai. Facciamo tipo più cancelli e più ti resta il segno, resta un segno, una idea da scrivere, ti nascondi dentro un mare immenso, consapevole che salto anch'io se vuoi. Così. Vabbè, dai, ci Signore sta. e signori, Alessio Bernabei. Grazie, Grazie a te Albi, è stato bello, facciamolo spesso che tra l'altro volevo dirti che ti seguo molto perché mi esci nei per te. grazie. Dici delle cose veramente che dico, oh, meno male che c'è Albi perché cavolo, dici delle robe veramente vere, sincere, belle e giuste. Quindi continua così e ragazzi, vabbè, chi non lo seguisse, seguitelo perché veramente regali delle gioie quando ti becco. Grazie, grazie Ale. Ah, l'ultima cosa, ecco, una curiosità mia. Tu hai notato, perché io so che ti piace Brandon Urie, quindi ne approfitto, e poi con questa ci salutiamo, il cantante dei Panic! At the Disco, so che ti piace da morire. Ah sì, un botto, sì. Ok, tu hai notato, non so se l'hai visto l'Eurovision, è proprio l'ultima cosa che ti chiedo, Nemo, non ti ricorda un po' Brandon Urie? Nemo? È il cantante che ha vinto all'Eurovision, con la canzone La Svizzera, praticamente. Ma sai che me lo devo ancora sentire? Ah, è davvero? Non ti è capitato neanche nei per No, te, se ti mo lo vado a ricordi? vedere. Sembra Brandon Urie. All'inizio da morire. Un incrocio tra Star Sailor e Brandon Urie dei Panic! At the Disco. Allora devo andarmela a vedere perché sono curioso. Sì, no, infatti, no, no, sono curioso. Me l'avevano detto che della Svizzera lo so, però non l'ho ancora sentito e visto. Sono stato proprio super alternativo del cavolo. Invece devo andarmela a vedere. Vai, vai a vedere, vai a vedere. Grazie mille. Ale, grazie. Ti voglio Grazie, Albi. Buona bene, dai. serata. Ciao a tutti. No, Grazie. grazie, grazie mille. Ciao, ciao, ciao.